Siamo a Tiezzo di Assano Decimo, in provincia di Pordenone, e in questa palazzina bianca a due piani abitava Ayan Veapi, l'ex muratore macedone di 37 anni arrestato lo scorso venerdì dai carabinieri del ROS di Padova. Per lui l'accusa è di aver reclutato potenziali jihadisti da radicalizzare. Non c'è nessuno. Volevo chiederle se ci sa dire qualcosa del, no, del ragazzo che hanno arrestato. No, dovete rivolgermi all'autorità giudiziaria, io non so niente. Non lo conoscete voi? No. Non frequentava? No, non voglio saperne di niente. Grazie. Io abito qua da 5 anni, sì, ci ha sempre salutato tutto, però non so nient'altro proprio. So che erano macedoni, abitavano con la sua famiglia. Però non lo conoscevi, non avevi, cioè giusto un buongiorno, buonasera. Buongiorno, buonasera, sempre molto educati, ma nient'altro. Conoscevo, ma non ho mai avuto a che fare. Perché non ci parla, signore? Secondo gli investigatori, il giovane era uno dei reclutatori più attivi del nord Italia e le persone che avvicinava venivano poi messe in contatto col vero ideologo della lotta armata, l'imam bosniaco Bilal Bosnic, arrestato lo scorso anno, che aveva il compito di radicalizzarli. Il progetto era di creare uno Stato islamico nel cuore dei Balcani. E questo è il centro culturale islamico di Pordenone che il giovane frequentava. Sempre qui nel 2013 predicò l'imam Bosnic, ora in carcere a Sarajevo con l'accusa di terrorismo internazionale. A sentire i musulmani che frequentano il centro, Ayan era un ragazzo tranquillo e nessuno qui ha mai sospettato nulla. Ma è strano quando ho sentito queste cose. Ah, io mai visto che lui parla anche qua, quando vieni parla gentile, non è che ti dica no, bisogna fare questo. Cioè non aveva idee integrali. Pregare e va via, non è che rimane mai qua. Questo, ma io ti dico la verità, questo, no, frega il jihad, ma solo forse la barba che ce l'ha usa. È sempre strano, perché quando succedono queste cose nessuno sa mai. Lo vedo tranquillo, perché non so, un'altra cosa non lo so. Conosceva questo ragazzo, certo, che è stato arrestato? Conosco, sì, come tanti altri che vengono qua a fare la preghiera, dopo vanno via. E non vi siete mai accorti di nulla voi, no, del fatto che lui potesse fare magari proselitismo? Non è compito mio, nostro qua, che noi andiamo in giro a controllare uno per uno, a vedere lui cosa fa o l'altro cosa fa. Qua nessuno mai è accorto di niente, di lui. Ma far discutere in questi giorni è anche un'altra questione e riguarda il sussidio di disoccupazione che Ayan Veapi incassava. Soldi pubblici provenienti dal Fondo di Solidarietà Regionale erogati al giovane macedone nonostante su di lui dal 2014 gravasse un procedimento penale per terrorismo. 2 anni fa Veapi aveva perso il lavoro, era stato licenziato dall'azienda dove lavorava come muratore e da allora la regione Friuli Venezia Giulia gli erogava un sussidio di circa 500 euro al mese. Hai visto che prendeva il sussidio di disoccupazione dalla regione? Ma se aveva Zacca si era indagato lì, scusa, non l'ho fatto da rischio. Chi lo sapeva? Quante volte avevi visto i carabinieri qua? Quante volte che c'erano i carabinieri qua che veniva... Niente, tutto a posto, E che continuava a dare il sussidio? Ehi! No! La cosa assurda, come si fa? Come si fa? Aiutare la gente sta bene, ma bisogna avere qualcuno che sappia cosa fa. Che stiano attenti a chi danno i sussidi. Spargere a raggiera senza... controlli e follia. Sicuramente insomma sono cose che danno fastidio, ti fanno rabbia. L'assegno veniva erogato a Veapi dai servizi sociali del comune di Assano Decimo sulla base di criteri fissati da un regolamento regionale. E oggi nessuno tra i soggetti coinvolti sembra essere responsabile di non aver sospeso il contributo, nemmeno in presenza di un'indagine penale, con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo. Guardi, noi applichiamo le norme. Noi applichiamo le norme. Non fate controlli. La norma, per quanto ci riguarda, è uno strumento che va applicato. Cioè voi non avete il diritto di dire questo sussidio non lo diamo più? Certo, perché non sussistono le condizioni, non ci sono... No, dove ci sono delle condizioni di violazione del patto, ci sono delle condizioni tali per cui, voglio dire, si può procedere a decadenza. Il procedimento penale non è
tra queste condizioni, secondo lei, per terrorismo? Se la persona viene arrestata, certo. Però deve essere arrestata. Cioè, se c'è l'indagine in corso, per voi non è una motivazione sufficiente per sospendere l'erogazione del sussidio? No, non è previsto nel regolamento. Cioè, è una roba normale, secondo lei, questo? Guardi, io non entro. Con i soldi io non voglio entrare. Non è corretto che io lo faccia. Se lui non fosse stato arrestato, magari sarebbe andato avanti ancora un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi. Lei fa il suo lavoro, io faccio il mio. Ho capito. E quindi non è corretto che io entri nel merito di quella che è la situazione, ok? Noi sapevamo che c'erano le forze dell'ordine che stavano indagando su questi soggetti e i servizi sociali e le forze dell'ordine si sono parlati. E questo non è stato sufficiente a sospendere l'erogazione del bonus? Cioè, questa valutazione nella politica non interferisce e non entra nel merito di questo tipo di erogazione. Quindi chi avrebbe dovuto sospenderlo? Il servizio sociale del comune eroga decine, centinaia di contributi ai cittadini e evidentemente però non l'ha sospeso. Dal punto di vista normativo non c'erano gli estremi per la sospensione. Ha informato chi di dovere. Scusi, le norme chi le fa? Cioè, i regolamenti chi li fa? La regione? Il legislatore. La Serracchiani? Beh. Il problema, quindi, sembra essere proprio il regolamento regionale che prevede l'interruzione dell'assegno solo in caso di arresto. Per questo avremmo voluto chiedere spiegazione alla presidente della regione, Deborah Serracchiani, che però, quando ha sentito che siamo della gabbia, ha reagito così. Siamo della sette della gabbia, volevamo capire com'è possibile che il Macedone arrestato venerdì abbia preso per... abbia preso per due anni un sussidio dalla regione. Io lo dico. Ma perché non risponde? Scusi, cioè, le sto chiedendo una cosa che riguarda la sua... Visto che era la regione che erogava il sussidio, ma era in riunione.